Quando torno qui torno a casa. Torno a casa perché mio papà è di Bassano, mio nonno è di Bassano, mia nonna era a Bassano e io venivo qua sia quando ero bambino, sia a tempi della scuola. Di nuovo a casa, dopo aver girato il mondo, di cui Roberto Giacobbo racconta la storia alternativa nel suo ultimo libro, presentato a Pozzoleone. Tante cose sono successe, ma a parità di risultato forse sono andate in maniera diversa. E leggendo questo libro si scoprono tante cose. Piramidi sommerse e tesori dei Templari, leggende e misteri, enigmi inesplicabili e scoperte rivoluzionarie. Nei suoi avventurosi reportage, il conduttore di Freedom ha svelato anche i segreti dei luoghi della sua infanzia, le terre di Ezzelino e il Monte Grappa. Abbiamo trovato una giornata unica, ricordo che il capitano degli alpini che ci aspettava su, era una giornata fredda con un cielo azzurrissimo, da in cima si vedeva Venezia, era limpido, ha detto io sono qui da 4 anni e una giornata così non era mai capitata. Capitano degli alpini durante la seconda guerra mondiale era anche il nonno Giovanni che riposa nel cimitero a Bassano. Il suo gesto eroico di fronte ai tedeschi in ritirata ancora commuove e inorgoglisce il nipote. Decise di fatto di salvare 300 ragazzi dalla sua caserma, lui era responsabile della caserma, e disse lo tengo io il posto, voi andate dai vostri cari. E lui a casa aveva 3 bambini, mio padre aveva 8 anni, e arrivarono i tedeschi e se lo portarono via.